La proposta del primo azionista di Banca Carige Malacalza Investimenti di effettuare un aumento di capitale con diritto di opzione è stata approvata dai soci con una percentuale di voti favorevoli pari al 90,6% del capitale rappresentato in assemblea. Nel caso l'aumento di capitale non andasse a buon fine, ha annunciato l'amministratore delegato Paolo Fiorentino, la banca non rientrerà nei parametri fissati dalla BCE e quindi dovremo prendere la valigia, andare a Francoforte e discutere, ha detto. Abbiamo preso le decisioni che erano necessarie, che naturalmente sono il preludio poi della parte invece di execution. Adesso le cose devono succedere, le abbiamo decise e adesso devono succedere. È un momento storico, un momento difficile, però è un passaggio obbligato, quindi andiamo avanti con fiducia e affrontiamo queste prossime settimane che saranno effettivamente cruciali. Di questi 560 milioni, un'eventuale tranche di conversione di obbligazioni di importo massimo di 60 milioni, con esclusione o limitazione del diritto di opzione eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di liability management, vale a dire la gestione delle passività. Dobbiamo lanciare ufficialmente l'operazione di LMI, che quindi di ristrutturazione dei nostri subordinati, che precederà l'aumento di capitale, che se, come spero, andrà bene, darà molta fiducia anche all'aumento di capitale. Nel frattempo il nostro processo di gestione degli asset sta procedendo con grande soddisfazione, con grande trasparenza, ma anche con una qualità delle offerte che invece sul terzo pilastro famoso ci dà grande fiducia. Chiediamo un ulteriore sacrificio ai nostri azionisti e anche agli obbligazionisti. Abbiamo il dovere di capire che dobbiamo essere, una volta ottenuta questa fiducia, particolarmente responsabili e quindi riprendere a fare, recuperare reputazione. Come ho detto anche in assemblea, recuperare reputazione significa fare bene il proprio lavoro e noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Al momento andiamo dritti per la strada che abbiamo tracciato e ove vi fosse qualche intoppo sulla strada che abbiamo tracciato, capiremo quali possono essere le alternative. Però al momento andiamo dritti sulla nostra strada, perché quella è la strada.